Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, benvenuti. Io vi sono Chiara della sezione didattica del Museo di Scienze e vi do solo due notizie logistiche rispetto al collegamento di questa sera. L'incontro sarà registrato e sarà poi disponibile fra circa una settimana sul sito del Museo di Scienze. Vi manderemo comunque l'indicazione della pagina esatta dove potrete trovarlo. I nostri relatori hanno una presentazione da raccontarci ed esporci questa sera. Vi chiediamo di non interromperli e di segnare eventuali domande in chat, in modo da riproporle tutte al termine della conferenza. Altre cose, per migliorare il più possibile l'audio, vi chiediamo di spegnere i vostri microfoni se non state parlando, ovviamente, per una domanda, per esempio. E appunto, l'incontro sarà registrato, quindi se chiudete la vostra videocamera, non comparirà la vostra immagine a lato, altrimenti, se non importa, lasciatela pure accesa. E basta, questo è quanto. L'incontro durerà circa un'oretta e mezza. E basta, quindi le notizie logistiche sono tutte qui. Io adesso passo la parola a Franco Andreone, che è zoologo ed erpetologo del Museo regionale di Scienze Naturali di Torino, che introdurrà la serata e i relatori. Prego. Buonasera, mi sentite? Buonasera a tutti, sono Franco Andreone, sono conservatore della sezione di zoologia al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino, che appunto ha organizzato questo webinar a cui partecipano due amici e esperti, Mauro Mandrioli e Marco Ferraguti, che sono esperti della storia di Daniele Rosa, di cui appunto vi parleranno diffusamente. Da parte mia voglio appunto ringraziare tutti i presenti e voglio soprattutto dire che sono particolarmente contento di essere qui, seppur in forma virtuale. Speriamo che appunto in un tempo ragionevolmente breve questi incontri ritornino a essere di persona, perché con tutto il rispetto per i webinar, diciamo che potersi incontrare anche fisicamente ha un altro significato e anche un significato di testimonianza, di presenza. Sono molto contento perché andiamo a parlare di un personaggio che è un personaggio di un piemontese illustre. Daniele Rosa, come vi racconteranno, nacque a Susa nel 1857. E divenne uno dei ragazzi di Lessona, no? In qualche modo. Lessona, Michele Lessona, che tutti noi conosciamo almeno per aver trafficato la sua via a Torino, fu un direttore particolarmente importante di quello che era il Reale Museo di Zoologia dell'Università di Torino. Che di fatto è l'antesignano del Museo regionale di Scienze Naturali di Torino. Alla fine dell'Ottocento, Lessona fu particolarmente efficace nell'aggregare un numero eccezionale di grandi ricercatori tassonomi, come per esempio Lorenzo Camerano, che poi fu anche lui direttore del museo, Enrico Festa, Ermanno Giglio Tos, Tommaso Salvadori e Vario Giacinto Peracca e ovviamente Daniele Rosa. Daniele Rosa fu uno di questi appassionati ricercatori che di fatto contribuirono alla nascita del museo perché costituì un numero impressionante di esemplari, mise da parte un numero eccezionale di esemplari di diciamo
invertebrati, di vermi nell'accezione più comune del termine, oligocheti che lui descrisse. Al Museo di Torino noi abbiamo ancora 18 tipi di specie, di sottospecie descritte da Daniele Rosa, ma poi oltre a questo aspetto, cioè il fatto di sviluppare la tassonomia, di valorizzare le collezioni zoologiche, Rosa fu eccezionale nel diventare uno dei primi zoologi a muoversi nella Nuova Italia, quindi fu un ricercatore che, come vi racconteranno, non limitò la sua esperienza appunto a Torino, dove peraltro ritornò poi dopo come direttore, ma insegnò in diversi altri posti. E questo è particolarmente importante perché il fatto di poter portare la conoscenza zoologica in giro per l'Italia fece di Torino non solo, ma di tutti questi centri, dei centri super importanti per gli studi tassonomici. Studi tassonomici che sono appunto studi che prevedono la descrizione di specie, per esempio. Studi che poi a un certo momento, all'inizio del Novecento, sono andati un po' eclissandosi e per questo motivo molti dei nostri musei di storia naturale hanno avuto una sorta di declino. Ed è importante oggi come oggi ribadire questa cosa, perché la valorizzazione delle collezioni zoologiche, non solo, è un mezzo estremamente importante per promuovere la conoscenza e la conservazione della biodiversità. Ed è infatti per questo che abbiamo organizzato questo webinar in onore della Giornata Mondiale della Biodiversità, che ahimè è di alcuni giorni fa, del 22, ma diciamo che continuiamo con una sorta di settimana della biodiversità, ed è importante che appunto andiamo a ricordare le opere di questi ricercatori, nel caso specifico piemontesi, e quindi che fecero l'impresa. Io non ho altro da aggiungere se non appunto dare il benvenuto a Marco Ferraguti, che è appunto dell'Università degli Studi di Milano, dove insegnava evoluzione biologica, e a Mauro Mandrioli dell'Università di Modena Reggio Emilia. Entrambi si sono dedicati a questo progetto fantastico per la valorizzazione appunto dell'opera, sia scientifica che storica che umana, di Daniele Rosa. Vi parleranno loro e sicuramente impareremo molto dalle loro parole. Grazie e buon ascolto. Dunque. Allora. Aiuto. Si vede qualcosa? Sì. Sì. Ah, grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Inizio dicendovi perché ragione io penso che sia interessante occuparsi di Daniele Rosa. Allora, la prima ragione, che vedete illustrato da questa immagine, è perché Daniele Rosa riassume in sé, come cercherò di dimostrarvi nel periodo che segue, un sacco di temi interessanti dell'eclissi del darwinismo. E l'eclissi del darwinismo è quel periodo a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in cui il pensiero di Darwin, per una ragione o per l'altra, è stato pian piano dimenticato. Scrive Rosa: Darwin ci aveva dato, o sembrava averci dato, la spiegazione del grande enigma, ma la sua spiegazione era di natura tale da precludere a chi l'accettava ogni prospettiva di poter indagare più oltre il meccanismo dell'evoluzione. Darwin non aveva egli stesso dichiarato che cercare le cause delle variazioni sulle quali egli si basava era come cercare la forma dei singoli sassi di una frana? Rosa, naturalmente, come tutti i naturalisti di quell'epoca, non metteva in discussione il fatto
dell'evoluzione, metteva in discussione il meccanismo dell'evoluzione proposto da Darwin, che però in effetti aveva una certa quantità di problemi. Allora, vediamo che qua almeno i principali. Da dove vengono le variazioni? Qui ho messo un punto di domanda per indicare l'inizio del capitolo in cui Darwin parla dell'argomento, dice: neppure in un caso su 100 siamo in grado di dire perché un certo organo, una certa struttura sia diversa, eccetera. Un'altra possibilità per Darwin, e ci torneremo fra un momento, sono variazioni di origine marchiana, diciamo, ereditarietà dei caratteri acquisiti. E un altro tipo di variazione sono gli sport, alle quali però, variazioni improvvise e clamorose, alle quali Darwin attribuiva, poca importanza. Come si trasmettono le variazioni? Darwin non ne sapeva niente. Propone l'ipotesi della pangenesi, come forse molti di voi sapranno, che però, insomma, fa un po' acqua da tutte le parti e poi dopo viene anche quella un po' abbastanza velocemente dimenticata. E poi c'era il problema della blended inheritance, cioè dell'eredità per rimescolamento, alla quale a quel tempo più o meno tutti credevano. Un altro tema importante della crisi del darwinismo l'ho intitolato qua come il tempo dell'evoluzione. C'era tutto il tempo necessario, punto di domanda, e questa qui è la famosa storia veramente magnifica, no? Emblematica nella storia della scienza di Lord Kelvin, che contesta i calcoli che Darwin fa dell'età della Terra e li rifà con la sua prosopopea, se volete, o competenza di fisico, e dice: la Terra non può avere più di un tempo abbastanza limitato, mi pare di ricordare che fossero 90 milioni di anni. Naturalmente, più tu accorci il tempo della storia della Terra, più la selezione naturale, che è un meccanismo fatto di piccolissimi cambiamenti che vengono accumulati giorno dopo giorno, diventa meno proponibile. E infatti ho scritto come ultima ragione, diciamo, di difficoltà per il pensiero di Darwin, quanto potere ha la selezione naturale. Sono convinto che la selezione naturale sia stata il più importante, ma non l'unico mezzo di modificazione, scrive nell'introduzione dell'Origine. Poi dopo però più avanti commenta, dice: ma nessuno ha letto questa frase, tanto è il potere del travisamento, scrive Darwin. Daniele Rosa commenta un altro punto importante: il paragone fra la scelta artificiale e la scelta naturale si trova sempre più inesatto, e l'importanza di quest'ultima per spiegare l'origine delle specie viene sempre più acerbamente negata. Il parallelo fra la selezione operata dall'uomo e la selezione naturale è uno dei punti importanti del pensiero di Darwin. Quindi Daniele Rosa è un personaggio importante e riassuntivo del momento di crisi che attraversa il darwinismo. Un'altra ragione per occuparsi di Daniele Rosa è che lui è un personaggio anomalo, è una voce fuori dal coro, che va controcorrente, e mi verrebbe anche da dire che in molti punti del suo lavoro sbaglia clamorosamente, dimenticandosi o sottovalutando i portati della biologia nuova. Pensiamo solo alla genetica e il tema della localizzazione dei geni sui cromosomi, che da qualche anno portavano avanti soprattutto i laboratori americani. Scusate, Rosa dunque produce una teoria, fra virgolette, sbagliata, oggi poco accettabile perché non tiene con le conoscenze biologiche che abbiamo oggi, che però ha avuto delle ricadute formidabili, come cercherò di farvi vedere, nell'evoluzionismo moderno. A me viene sempre in mente un paragone con un altro personaggio al quale io sono molto affezionato, che era Eugenio Dubois, il quale legge Haeckel, si entusiasma del tema dell'origine dell'uomo. E seguendo Haeckel, che non era d'accordo con Darwin e immaginava che l'uomo fosse più parente degli scimmioni asiatici che non di quelli africani, parte per Giava,
scava con candelotti di dinamite dentro nel letto alluvionale del fiume Solo e trova il famoso Pithecanthropus erectus. Dunque, parte con un'idea sbagliata, va nel posto sbagliato e trova la cosa giusta. Io trovo che questo sia veramente formidabile. In più, c'è un'altra ragione per cui è interessante Daniele Rosa, è una ragione, se volete, sentimentale, no? E dopo la laurea, che lui ottiene a Torino nel 1880, va per un semestre a Göttingen da Ehlers, che era un santo nome della sistematica degli annelidi, impara un po' di sistematica degli annelidi e si lancia a capofitto a pubblicare sulla sistematica dei vermi. E pubblicherà non meno di 70 articoli, diciamo, tecnici di sistematica dei vermi prima di mettersi a lavorare sull'evoluzione. E secondo me, come dire, questo potrebbe essere trasformato in un insegnamento utile per una serie di persone anche oggi. Come arriva, Rosa all'evoluzione? Come ha già detto Franco prima, a Torino c'era una grande tradizione, scusate, di studio dell'evoluzione. Certamente Rosa incontra Lessona, e Lessona in qualche maniera era erede di una tradizione evoluzionistica di chiara impronta Lamarckiana. Il concetto. Questi insegnamenti avevano fatto del Lessona un seguace convinto delle idee della Lamarck, poiché il padre e i dotti piemontesi cresciuti alla scuola di Franco Andrea Bonelli avevano appunto accolto interamente le teorie fondamentali del grande zoologo francese. Il concetto fondamentale delle teorie della Lamarck seguì il Lessona per tutta la vita, perciò quando Darwin pubblicò il libro sull'origine delle specie, egli si trovò preparato meglio di qualunque altro a comprendere l'alta importanza e a coglierne le idee. È un punto interessante questo qui, perché ci fa capire come a quei tempi non ci fosse quel ridicolo contrasto fra le idee di Darwin e quelle di Lamarck che ci ha accompagnato, almeno mi ha accompagnato durante la mia formazione universitaria. Sembrava che Darwin e Lamarck fossero un po' come il Milan contro l'Inter. Così in realtà non era. La struttura della teoria dell'evoluzione di Lamarck aveva due componenti nettamente diversi. C'era, secondo Lamarck, una spinta interna verso una progressiva complicazione. Questa causa primaria e dominante che dà alla vita animale il potere di complicare progressivamente l'organizzazione e di complicare e perfezionare gradualmente non solo l'organizzazione nel suo insieme, ma anche ogni sistema di organi in particolare, man mano che riesce a stabilirli. Darwin questa cosa proprio non la può accettare. In una lettera che scrive a Hooker, Darwin scrive: "Il cielo mi protegga dai nonsense lamarckiani di tendenze verso il progresso, adattamenti causati dalla lenta volontà degli animali, eccetera. Ma le conclusioni alle quali sono stato condotto non sono poi tanto differenti dalle sue, sebbene le modalità del cambiamento lo siano completamente." In realtà io credo che i rapporti fra Darwin e Lamarck siano molto complicati ed è difficile arrivare a un punto fermo. Se uno esplora il lavoro di Darwin di qua di là, si trova posizioni non sempre coerenti e lineari sul lavoro di Lamarck. Dunque Darwin respinge la prima parte o la prima teoria dell'evoluzione di Lamarck, quella della spinta interna verso una progressiva complicazione. Sì, omesso questo, io non ho letto questo libro, ma giusto per dire che qualche traccia si trova ancora adesso, vedete questo libro intitolato La prima legge della biologia, la tendenza per la diversità e la complessità ad aumentare nei sistemi evolutivi. Dunque anche questo andrebbe un po' meditato. La seconda componente della teoria dell'evoluzione di Lamarck è quella più nota a tutti noi, no? Quella dell'acquisizione di caratteri a partire dall'interazione con l'ambiente e la trasmissione
di questi caratteri. Ora non voglio farla molto lunga. Questa parte del pensiero di Lamarck viene accettata da Darwin come da tutti i naturalisti di quel tempo. Ho trovato che nelle anitre domestiche le ossa dell'ala pesano meno e quelle delle zampe di più rispetto all'intero scheletro di quanto non avvenga nelle anitre selvatiche e presumo che questo cambiamento possa essere con sicurezza attribuito al fatto che le anatre domestiche volano molto meno che le loro corrispondenti selvatiche. Dunque, diciamo, il nostro Rosa avrebbe potuto dire con una di quelle espressioni che usa abbastanza spesso, dunque Darwin era in realtà un lamarckiano. Nel 1892 Rosa, facendosi forte evidentemente della sua conoscenza del tedesco, si mette a tradurre Haeckel. C'è questa lettera bellissima che mi è stata comunicata da Rainer Brömer, che l'ha trovata nell'archivio di Göttingen, di Rosa a Haeckel. Chiarissimo, signor professore, le sono infinitamente grato delle gentili parole con le quali ella ha voluto approvare la mia traduzione, nella quale seguiterò a mettere tutto l'impegno possibile. Stava traducendo la storia della creazione naturale. Non avrei mai creduto che questo lavoro mi dovesse procurare tanto piacere, ma il fatto è che traducendo mi immedesimo tanto nel mio argomento da farmi talora, probabilmente darmi talora, la sublime illusione di avere scritto io stesso l'originale. Dunque, in qualche maniera, Rosa si innamora di Haeckel e probabilmente molte delle sue idee, come cercheremo di vedere, hanno radice nel lavoro di Haeckel. Oh, è interessante notare, penso che si possa dire abbastanza tranquillamente, che gli alberi filogenetici che Haeckel produce a profusione, diciamo a mazzi, a ritmi veramente sostenuti, cosa che Darwin non ha mai fatto nella sua vita, sono comunque degli alberi che hanno una fortissima componente verticale, no? Viene voglia proprio di vedere questo trend che comincia dalle monere e finisce all'uomo con qualche diramazione laterale. Rosa si accosta al problema dell'evoluzione in un modo interessante. Scrive Colosi, ormai 82enne, di aver iniziato le sue riflessioni di carattere ampio e generale dal tema delle estinzioni. Si chiede chi o che cosa può avere causato l'estinzione di una specie. E dice: sussisteva la possibilità teorica che quei gruppi ora estinti continuassero invece la lotta, si adattassero in parte all'ambiente che così lentamente si modificava, in modo da venire con le loro ultime ramificazioni a fiorire accanto ai gruppi ora dominanti, limitandone l'esuberante rigogliosità. Come più vario ci sarebbe presentato lo spettacolo del mondo vivente se il regno dell'aria non fosse divenuto monopolio della variopinta ma uniforme classe degli uccelli e vedessimo invece librarsi accanto ad essi i discendenti dei pterodattili. Ecco, Rosa si domanda perché una linea evolutiva può essersi estinta. Sarà proprio solo colpa della selezione naturale? E perché la selezione naturale ha causato l'estinzione di alcune linee ma non di altre? E si risponde: seppure la causa determinante dell'estinzione assoluta sta nella lotta per la vita, quindi in una componente della selezione naturale, una causa antecedente, una condizione necessaria se non sufficiente del fenomeno, sta nell'inadeguata variazione. Per tutte ha valore la legge della riduzione progressiva della variazione, riduzione che colpisce più facilmente in certe forme che stanno al vertice dei vari rami. In ogni circostanza, le forme che più ampiamente soggiacquero all'estinzione totale furono appunto
in ogni ramo le più elevate, mentre sopravvivevano forme inferiori meno evolute. Dunque l'idea è che una linea evolutiva, scusate, ogni tanto vedrete queste, come si può dire, queste sovrapposizioni in diagonale, che sono delle idee che mi sono venute intanto che mi preparavo per questa conferenza. Cos'è legge in biologia? Si potrebbe farci un congresso intero, penso, intorno. Comunque, ho buttato lì questo tema. E Rosa propone una metafora. Infatti, di fronte all'incalzare dei competitori nella lotta per l'esistenza, gli organismi si comportano come una turba inconscia sorpresa da un'inondazione. Va chi fugge in varia direzione, tra questi alcuno si dirige casualmente verso le alture e potrà salvarsi, ma i più si arrampicano semplicemente sull'albero più vicino. A misura che l'onda sale, le probabilità immediate di prolungare l'esistenza sono più grandi continuando ad arrampicarsi più in alto sull'albero, che non affrontando i cresciuti pericoli del cammino. In ultimo, l'inondazione raggiunge i più alti rami, ma allora è troppo tardi per cercare uno scampo nella fuga. Dove va Rosa a cercare le prove di quanto afferma, e cioè che una linea evolutiva, man mano che evolve nel tempo, perde variabilità. Le trova nella sistematica. Per esempio, nei crostacei primitivi il numero totale dei segmenti non era ancora fissato. Esso era, cioè, variabile tanto nel senso del più quanto in quello del meno. Esso non era ancora nemmeno fissato nei progenitori degli entomostraci, perché nei singoli ordini di questi i segmenti si presentano in diverso numero. E talora non è ancora nemmeno fissato in singoli ordini. Invece, il numero totale dei segmenti era già fissato nei progenitori immediati dei malacostraci, eccettuati da questi i leptostraci. Di modo che essi tutti hanno 20 segmenti, incluso il terzo. E non solo è qui fisso il numero totale dei segmenti, ma anche quello dei segmenti che compongono le singole regioni del corpo. E vi sarete accorti che Rosa qua sta introducendo un tema che oggi è molto presente nell'evoluzionismo, quello delle costrizioni. Il fatto che noi altri tetrapodi abbiamo un arto pentadattilo non ha palesemente a che fare con l'utilità della pentadattilia, tant'è vero che nei nostri antenati ci sono forme con più di 5 dita. Scrive Rosa: credo che una cellula, un tessuto che non abbia ancora un dato differenziamento, ed una cellula, un tessuto che lo abbiano perduto, non sono sotto questo rapporto equivalenti fra loro. Un tessuto nato filogeneticamente da un tessuto ciliato, ma che esso stesso non abbia ciglia, non è equivalente ad un tessuto in cui la mancanza di ciglia sia primitivo. Quest'ultimo ha la possibilità di dare origine filogeneticamente a tessuti ciliati, l'altro non ce l'ha più. E qui Rosa tira fuori la sua famosa metafora della formica, che io trovo interessante e sulla quale forse sarebbe il caso di riflettere. Questa legge della diminuzione progressiva della variabilità ci mostra che, senza il necessario intervento della scelta naturale, l'evoluzione procede come una formica, la quale si arrampicasse sopra un albero senza poter saltare da un ramo all'altro e senza poter discendere mai. A una tale formica, una volta che ha incominciato a salire per un ramo primario, tutti gli altri rami primari, con tutte le loro ramificazioni, sono preclusi. Ciò non sarebbe se, oltre che di salire, a quella formica fosse concesso anche di discendere, ma non può fare. Noi abbiamo visto che nessun organismo e nessuna parte di esso può ritornare indietro a uno stato più indifferente e di là risalire per un'altra via. Non lo so se quanto dice Rosa sia vero, non so abbastanza zoologia per riuscire a entrare nella cucina di Rosa e contestarlo o dargli ragione, ma qui penso che oggi non sia il momento di parlare di questo argomento, ma di
semplicemente di cercare di mettere in luce cosa aveva in mente Rosa. Dunque, quel brano che vi ho letto fa proprio pensare a una tendenza interna dell'evoluzione che sopravanza qualsiasi altra forma. E a questo punto Rosa introduce il tema del parallelo fra l'evoluzione o la filogenesi e l'ontogenesi, cioè lo sviluppo embrionale, dove la legge della variabilità progressivamente ridotta appare più evidente, si è nei fenomeni che ci presenta il differenziamento delle cellule dei tessuti. La genealogia degli elementi è come quella delle specie, forma cioè un albero in cui non si può saltare da un ramo all'altro e in cui non si può nemmeno tornare indietro a uno stato primitivo. Sì, è come se lui vi dicesse, che ne so, che una cellula muscolare è una cellula muscolare e non può saltare e tornare a fare una cellula di un altro tipo. Sì, ho messo qui questa idea, no? Che mi è venuta in mente, che relazione c'è fra sviluppo embrionale ed evoluzione. Questo è un altro tema veramente immenso e vi propongo due posizioni completamente diverse. Nonostante le numerose complessità, e beh, questo è il nostro Ernst Mayr, sicuramente l'avete riconosciuto. Nonostante le numerose complessità e variazioni proprie di ciascun gruppo di organismi, lo sviluppo iniziale degli animali, come appare nella formazione e nello sviluppo degli strati germinativi, gastrulazione, dimostra caratteri estremamente simili in tutti i fila. Non mi riesce di mettere a tacere la sensazione che tale fase iniziale rappresenti la ricapitolazione di una condizione ancestrale. Le teorie eccentriche di Haeckel hanno reso questo pensiero alquanto impopolare. Tuttavia, anche la minaccia di sguardi sprezzanti non mi induce a ricercare una nuova interpretazione più elevata. Su una posizione completamente diversa è un matematico, un tempo molto famoso, ma oggi non so perché, un po' dimenticato, che si chiamava René Thom, il quale scrive. E quando io ho letto questa frase, l'ho trovata proprio, come dire, mi ha risuonato dentro immediatamente. Ecco, spero di convincervi. I finalisti globali, alla Teilhard de Chardin, spingeranno l'analogia fra evoluzione ed epigenesi dell'embrione fino ad affermare che, come l'embrione si sviluppa conformemente a un piano, l'onda dell'evoluzione si spiega nello spazio delle forme conformemente a un piano, immanente e prestabilito. Si dimentica così una differenza essenziale. Lo sviluppo di un embrione è riproducibile e perciò è oggetto di scienza. L'onda dell'evoluzione invece non lo è affatto. Affermare che un fenomeno unico e non riproducibile si svolge conformemente a un piano è esattamente il prototipo di un'affermazione gratuita. Ma per Rosa forse le cose sono un po' diverse. Scusate, ecco qua. Le cose sono un po' diverse. Quando lui si mette a riflettere sui meccanismi generali dell'evoluzione, che poi riassumerà in questo libro suo, che è il libro più importante che uscì nel 1918, parte di nuovo, ancora una volta, dallo sviluppo embrionale. E lì si sente forte l'eredità di Haeckel. In verità, o l'influenza, scusate, di Haeckel. In verità, quando si confrontano tra loro due serie di sviluppo e si domanda a se stesso quale delle due è più meravigliosa, deve sembrarci molto più enigmatica l'ontogenesi, o la breve e rapida storia evolutiva dell'individuo, che non la filogenesi o la lunga e lenta storia dell'evoluzione della stirpe, poiché la stessa grandiosa variazione di forma e metamorfosi viene portata da quest'ultima nel corso di molte migliaia di anni, nella prima invece nel corso di pochi mesi o settimane.
Ecco, vorrei mettere le mani avanti. Non c'è niente di magico o di misterioso nel pensiero di Rosa, che è un pensiero, mi sento di dire, banalmente materialistico. Quando lui affronta questo argomento del parallelo fra sviluppo embrionale ed evoluzione, scrive: questa evoluzione individuale odontogenetica è evidentemente il risultato di una reazione chimica fra i fattori interni, rappresentati dalla costituzione del germe, e i fattori esterni al germe, rappresentati dalle sostanze che gli servono di nutrimento. Ma questi fattori esterni rimangono costanti, eppure l'evoluzione individuale procede. Allora, non possiamo respingere a priori l'ipotesi che anche l'evoluzione storica o filogenetica avvenga in simile modo per cause interne. Intesa l'espressione in questo senso, che i fattori esterni di cui non si nega la cooperazione non abbiano bisogno di cambiare perché l'evoluzione avvenga. Dunque, vi sta dicendo Rosa, così come lo sviluppo embrionale avviene e dà luogo agli individui che noi conosciamo durante lo sviluppo, allo stesso modo, perché non dovrebbe essere che l'evoluzione avviene per cause interne, così come per cause interne avviene lo sviluppo embrionale. Il punto centrale dell'ologenesi è un punto relativamente semplice. In fondo si tratterebbe solo di ciò, che nelle cellule germinali di una specie giunta a un determinato grado di maturazione avviene in qualche stadio precoce una particolare divisione differenziale. Per cui le cellule stipiti dei figli, invece di riuscire come al solito uguali fra loro e uguali a quelle della madre, riescono invece diverse tra loro e diverse da quelle della madre. Dunque, cos'è che vi sta dicendo qua, Rosa? Vi sta dicendo semplicemente che una specie nel corso della sua storia, a un certo punto, raggiunge un determinato grado di maturazione. In quel grado di maturazione nascono due specie figlie. Vi è una divisione differenziale delle cellule germinali che genera cellule capostipiti, se volete, di due specie diverse. E anche questo è un punto interessante sul quale magari poi torneremo. Dunque, una specie dura da qui fin lì. E poi a un certo punto genera due specie figlie, non diversamente dal modello cladistico di Hennig, se volete, torneremo dopo, e sparisce la specie madre. Che cosa cambia nel corso del processo di speciazione? Si comprende che se, allora, cambia la natura dell'idioplasma. Idioplasma è un'espressione che Rosa adopera e che si potrebbe forse tradurre con materiale genetico contenuto nel nucleo in termini moderni. Quindi ciò che caratterizza una forma dall'altra è l'idioplasma, cioè il materiale genetico contenuto nel nucleo, il substrato materiale su cui riposa la differenza fra specie e l'attore dell'eredità filogenetica. Si comprende che se una mutazione è avvenuta nei caratteri di un idioplasma, la differenza di struttura che ne risulta è filogenetica. Siamo dunque autorizzati a riferire le variazioni non filogenetiche a mutamenti che non hanno interessato la natura specifica dell'idioplasma. Dunque, Rosa fa una distinzione molto netta fra cambiamenti dell'idioplasma, o appunto usando una terminologia più moderna del materiale genetico del nucleo, e cambiamenti che secondo lui hanno poca importanza o nessuna importanza filogenetica, scusate, ho sbagliato termine. Guardate bene che questa posizione è una posizione diffusa a quei tempi. Le variazioni darwiniane non sono filogenetiche. Cioè quelle piccole variazioni continue sulle quali Darwin basa la sua teoria non sono filogenetiche, sono filogenetiche solo quelle che coinvolgono l'idioplasma. Questa era la posizione di De Vries, ma attenti, questa era anche la posizione di Thomas Hunt Morgan, il padre della genetica della drosofila. Come ho spiegato,
udite queste parole, il tipo, e guardate la data, siamo nel 1932, il tipo di variabilità sulla quale Darwin ha basato la sua teoria della selezione naturale non può più essere usata come sostegno di essa. In primo luogo perché essendo le variazioni fluttuanti dovute a effetti ambientali è noto che non sono ereditarie. In secondo luogo, perché la selezione fra differenze individuali causate dalle varianti genetiche già esistenti, mentre cambierà il numero degli individui di un certo tipo, non introdurrà nulla di nuovo. L'essenza del processo evolutivo è la comparsa di nuovi caratteri, e questo è il concetto di mutazione introdotto da De Vries. Si potrebbe ragionevolmente obiettare al nostro amico Daniele Rosa. Dove sono le prove? Fuori le prove. Udite come risponde Rosa. Ora io dico che abbiamo già i mezzi per decidere fra queste tesi. Se noi da ciascuna di esse ricaviamo con logico rigore tutti i corollari e confrontiamo tesi e corollari con adatte categorie di fatti tolti dai vari rami delle scienze biologiche, noi vedremo venire fuori la verità. So bene che questo metodo manca assolutamente di modernità. E questa è un'affermazione di importanza della biologia teorica. So bene che questo metodo manca assolutamente di modernità. L'indirizzo moderno è quello che si propone di aggredire questi problemi con l'osservazione diretta e con l'esperimento. Qualche mia espressione fin dal principio di questo discorso ha già fatto intravedere come a questo riguardo io sia alquanto scettico. A che si riducono questi metodi diretti, ad osservare minuziosamente, magari biometricamente, delle variazioni, siano esse saltuari o graduali, non importa, a determinarne qualcuno dei fattori, possibilmente anche a provocarle artificialmente, infine a notare se e in quale misura esse si mostrino ereditarie. I risultati che così si ottengono sono preziosissimi per la conoscenza della variabilità e dell'eredità, ma rimane il dubbio che per il problema che ci occupa essi non abbiano valore alcuno. Perché non possiamo sapere se le variazioni o mutazioni constatate ereditarie siano poi anche veramente filogenetiche, capaci cioè di condurre alla scissione di una specie in specie nuove che possono essere capostipiti di diversi modi. L'ammettere che ciò sia è per qualunque caso una pura ipotesi, che in fondo è quella stessa che forma l'infida base di tutto il darwinismo. Macro e microevoluzione si basano sugli stessi meccanismi, è un altro dei pensieri che mi sono venuti. Per la distribuzione geografica dei viventi si spiega l'ologenesi. L'ologenesi, come avrete capito, il modello di evoluzione di Daniele Rosa è un modello poligenico. In che senso lui intende la parola poligenico? Poiché la specie, quando è matura, genera specie figlie. Se questa specie ha un areale di distribuzione vastissimo, per i fatti suoi, per la sua storia passata, le nuove specie nasceranno in tutto l'areale di distribuzione di questa specie madre. La nostra ipotesi conduce a un necessario ed ampio poligenismo, in questo senso speciale che tutti gli individui di una specie e su tutta l'area da essa occupata sono destinati ad evolversi nella stessa direzione e a produrre per sdoppiamento le stesse specie figlie. Naturalmente, dove mancano le condizioni adatte, le specie si estinguono e così nasce la diversità delle faune e delle flore. Quelli che sostengono un'altra posizione, allora la posizione dominante della biogeografia determinata dalla dispersione, sono obbligati a formulare un sacco di ipotesi ad hoc. Scrive Rosa, non si può davvero dire che simili fatti parlino indubbiamente a favore del monogenismo, che anzi i monogenisti, per spiegare tutto ciò senza tradire i loro principi, hanno dovuto compiere veri miracoli. Hanno fabbricato questo brano veramente, insomma, interessante, anche secondo me divertente, lo segnala Michele Luzzatto e collaboratori in un articolo dei pochi recentemente scritti su Rosa.
Essi hanno fabbricato continenti, lanciato ismi, scavato mari e poi, utilizzando ogni mezzo di trasporto accidentale per inondazioni, per correnti aeree marine, su zattere di legname o di ghiacci, su zampe di uccelli, eccetera, hanno spiegato ogni cosa. Avrete capito che queste parole di Rosa hanno a che fare con la nascita della biogeografia vicariantista. E questa cosa, devo dire, viene riconosciuta fra i pochi che riconoscono il lavoro di Rosa e l'importanza del lavoro di Rosa, ci sono i sostenitori della biogeografia vicariantista, che sono di solito anche degli accaniti cladisti. Non sono solo loro a riconoscere l'importanza di Rosa, ma c'è dietro anche Leone Croizat, un altro torinese fuori dal coro, che vedete qua ben armato, che sta raggiungendo le sorgenti dell'Orinoco, che riconosce con entusiasmo il suo debito nei confronti di Rosa a 40 anni di distanza. Il metodo di analisi della distribuzione di piante e di animali, che io ho chiamato pan-biogeografia, fornisce immediatamente una prova sostanziale dei postulati basici dell'ologenesi. Ciò dico per incitare gli studiosi ad esaminare convenientemente una tesi sostenuta a 40 anni di distanza da uno zoologo e da un botanico. Rosa, dunque, anche se ha prodotto una teoria dimenticata, torna fuori con le conseguenze di esse in varie discipline attuali. E naturalmente, prima fra tutti, la cladistica, con l'affermazione da parte di Rosa dell'andamento dicotomico dell'evoluzione. Ma non è solo lì. Leggete questo passo che Rosa scrive come illustrazione della figura che vi sto mostrando. Un buon sistematico non potrà mai, per esempio, fare rientrare nel gruppo A più B, cioè questo gruppo qua, che è un gruppo monofiletico, diremmo noi oggi, una parte del gruppo C, riunendo poi la rimanente parte di questo al gruppo T. È il concetto di gruppo parafiletico anticipato da Rosa. È la realizzazione del sogno di Darwin, la sistematica come specchio della storia. Non si può forse ritenere che questo stesso elemento della discendenza sia stato usato inconsapevolmente per raggruppare le specie nei generi e i generi nei gruppi più alti, anche se in questi casi il grado della modificazione è stato maggiore e ha richiesto più tempo per completarsi? Io credo che la discendenza sia stata usata proprio in questo modo. Un altro punto interessante, ah scusate, richiamo la vostra attenzione su questa meraviglia. È un articolo di Mario Salfi, strenuo difensore dell'ologenesi, pubblicato sul primo numero, primo volume del Bollettino di Zoologia nel 1930, ed è un articolo completamente cladistico. Basta guardare l'aspetto di questi cladogrammi, i caratteri e tutte queste cose. E dunque, ecco un secondo punto su cui volevo richiamare la vostra attenzione: non solo le specie avrebbero dunque in sistematica un'esistenza reale, ma in certo modo l'avrebbero pure, malgrado la parziale arbitrarietà di anzi indicata, i generi e tutte le altre categorie del sistema. Le specie dunque come entità reali, e sicuramente siete al corrente del fatto che oggi questo è un dibattito molto attuale. Su questo libro abbiamo un articolo intitolato Le specie sono entità reali biologiche e un altro articolo che dice Le specie non sono uniche realtà biologiche. Ecco. Un ultimo punto, e non l'ho trattato più a fondo perché è un punto che potrebbe essere anche qualificato di pettegolezzo, fino a quando non si troveranno delle prove concrete per affermarlo. Willy Hennig, il padre della cladistica, scrive buona parte della versione originale del suo libro in Italia, dove era prigioniero degli alleati. Questa, che voi lo crediate o no, è una foto di
Hennig, prigioniero agli arresti domiciliari degli alleati, che sta scrivendo a memoria, penso che questo sia a dir poco sbalorditivo, il suo libro che poi sarà pubblicato nel 1950 a Berlino Est. Hennig viveva dunque in Italia, ci ha vissuto per qualche anno durante la guerra, è stato a Firenze, così dice Benedetto Lanza, che l'ha sentito da Colosi. Colosi è stato il grande apostolo e difensore di Rosa. C'è qualche legame sotterraneo fra Hennig e Rosa? Non, un legame, diciamo, non dichiarato, ma chi lo sa? E sono opinioni divergenti su questo argomento, ma io penso appunto che in mancanza di pezzi di carta sia meglio astenersi. Ecco, posso solo dirvi che Rosa nel suo libro, nella versione originale del suo libro del 1950, cita il lavoro di Rosa sulla riduzione della variabilità che esiste anche o esisteva anche in traduzione tedesca. Grazie mille per l'attenzione. Allora, buonasera a tutti. A questo punto condivido, se aspetto che Marco interrompa la presentazione. Ah, ecco, grazie. Buonasera a tutti. Invece il mio compito stasera è di portarvi sul progetto. Manca l'audio. Davide. E dunque, appena. Adesso dovreste sentirmi. Perfetto. L'ho rispento e riacceso, adesso funziona, dovrebbe rifunzionare tutto. Quello che invece io vi illustrerò stasera è il progetto dedicato a Daniele Rosa che abbiamo svolto qui all'Università di Modena e Reggio Emilia. Il progetto è stato svolto nell'ambito delle attività di terza missione del Dipartimento di Scienze della Vita, che è il mio dipartimento, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, e dove abbiamo avuto modo di accedere anche al carteggio di Daniele Rosa. Perché abbiamo fatto questo progetto? Il progetto di Daniele Rosa, legato a Daniele Rosa, nasce, da come avete sentito da Marco, dall'enorme quantità di lavoro che Rosa ha fatto, e nasce anche dalla volontà di inquadrare Rosa nell'ottica di come evolve una teoria scientifica. Cioè, nel senso che molto spesso, almeno questa è la mia idea, la teoria della storia della scienza viene un po' raccontata come se fosse la storia di vincitori, cioè come se fossero delle teorie che nascono già belle fatte, impacchettate. Per cui chi è tra i vincitori merita un posto nella storia, tutti gli altri devono essere invece dimenticati. E questo è un po' anche alcuni commenti che noi abbiamo ricevuto sul progetto, che proprio ci chiedevano, beh, vabbè, ok, ricordarlo all'Università di Modena perché Rosa ha lavorato a Modena forse meritava così tanta attenzione, oppure ricordarlo perché è un ricercatore italiano. E secondo noi Rosa va ricordato perché ci permette di capire come una teoria scientifica evolve, come la scienza funziona. E penso che questo sia un messaggio di grandissima attualità. Cioè, nel senso che se noi prendiamo la teoria dell'evoluzione oggi, chiaramente la teoria dell'evoluzione ha un nucleo importantissimo darwiniano che è assolutamente non discutibile, però la teoria dell'evoluzione moderna è il frutto di una ricerca scientifica condivisa, è il frutto di moltissime discussioni e secondo me riflettere sul contributo di Rosa e di altri che parteciparono proprio al dibattito sull'eclissi del darwinismo, secondo me può essere proprio un modo per ricordarci come funziona la scienza e secondo me questo è un aspetto estremamente attuale perché anche se voi pensate alla più recente attualità,
sul modo in cui funziona la scienza, sul ruolo dei singoli scienziati nella comunicazione della scienza, secondo me il ricordare Rosa ci ricorda che, come vi ho scritto qui, il segreto del successo della scienza risiede nella diversità delle posizioni che si confrontano, nella differenza dei contributi. E abbiamo più probabilità di successo effettivamente se affrontiamo un problema da più punti di vista e quindi se riusciamo ad andare oltre l'esperienza del singolo. Rosa è questo, Rosa è un contributo che ovviamente mainstream, ma che però ci ricorda il modo in cui funziona la scienza. L'autorevolezza non è dello scienziato, ma l'autorevolezza è del processo della scienza. In più, l'altro aspetto che sicuramente avrete notato anche voi è che identificare molto spesso una teoria con un singolo scienziato ha portato molto spesso anche a deformare un po' la discussione. Per cui quante volte vi sarà capitato di avere persone che volevano evidenziare quello che Darwin aveva sbagliato, con l'idea che se io andavo a colpire Darwin andavo ad affondare tutta la teoria dell'evoluzione. Questo potrebbe essere vero se la teoria dell'evoluzione moderna fosse ancora solo il lavoro di Darwin. Quindi l'idea, di nuovo, centrare l'attenzione più sul processo con cui una teoria evolve che non sul contributo dei singoli scienziati che per primo hanno formulato un certo tipo di proposta. E per questo motivo noi abbiamo deciso di fare che cosa? Da un lato di digitalizzare tutta la produzione scientifica di Daniele Rosa. Ci mancano veramente pochissimi articoli sono tutti scaricabili in PDF e facendo questo ci siamo accorti che ci sono tantissimi elementi di Rosa che sono assolutamente presenti. Marco segnalava proprio la presenza di alcuni suoi elementi nella cladogenesi e nella biogeografia, ma in realtà leggendo l'evoluzione di Rosa per cause interne, effettivamente il concetto di costrizione è un concetto che è ben presente in Rosa e che poi in realtà per molto tempo viene sottovalutato. Rosa spesso paragonava la divisione delle specie alla divisione cellulare e Rosa anticipa un'idea che è quella della divisione mitotica asimmetrica che noi oggi sappiamo essere vera. Quindi in realtà troviamo veramente tantissimi elementi di Rosa ancora presenti, sebbene il contributo di Rosa sia stato dimenticato. E in realtà poi andando a vedere la storia della scienza, quello che scrivono storici della scienza, ci possiamo accorgere che in realtà tutto sommato fino alla Seconda Guerra Mondiale Rosa era ancora ben presente, poi a un certo punto è scomparso da una parte della letteratura scientifica, anche se, proprio come Marco ci ricordava, Crozat, addirittura si spinge a dire che anche tutta la parte del cladismo andrebbe ricondotta non a Nedding, ma addirittura sarebbe da ricondurre a Rosa. Quindi in realtà fino alla Seconda Guerra Mondiale Rosa è ben presente e ha moltissimi autori. Diciamo che poi scompare, tanto che se voi andate a cercare Rosa, ad esempio nell'opera somma di Gould sulla teoria dell'evoluzione, Rosa viene sieno citato. E andando a vedere la produzione scientifica, è interessante anche capire in che cosa Rosa non era in un certo senso moderno. Ad esempio, una cosa che mi ha colpito è che Rosa faceva riferimento all'idioplasma, proprio a questa molecola, a questo materiale in cui risiedeva l'informazione biologica, però non era per nulla interessato alla natura chimica di quella molecola, elemento che invece diventerà proprio tipico con l'inizio della genetica, proprio con l'inizio del Novecento. E così come apparentemente a Rosa non interessavano tanto i meccanismi quanto il processo generale. Così come Rosa in più articoli dimostra proprio di non essere molto interessato alle dimostrazioni sperimentali. E questi elementi sono tra quelli che molto probabilmente vanno ad allontanare la percezione di Rosa, o rendere più estraneo Rosa al percorso di quello che erano le scienze della vita del Novecento, dove le scienze sperimentali diventano le scienze che hanno il peso principale. E in moltissimi casi è proprio l'assenza di dimostrazioni sperimentali fanno sì che Rosa venga accusato di presentare una teoria
che di fatto non può essere in alcun modo né verificata né falsificata. E, tra l'altro, andando a vedere la produzione scientifica di Rosa, una cosa che si osserva è che Rosa è conosciutissimo a livello internazionale, nonostante la maggior parte delle pubblicazioni che Rosa fa è limitata all'italiano. E molto probabilmente questo rappresenta un elemento di scarsa conoscenza di Rosa, o di nuovo si evince ancora di più andando a leggere quello che scrivono altri scienziati di Rosa, si evince che il fatto che molto spesso molti autori che parlano di Rosa, in realtà Rosa non lo hanno letto, ma molto spesso hanno letto quello che di Rosa dicevano altri autori. E questo, se volete, è un problema comune anche a Darwin. Wallace diceva che molte delle persone che parlavano di Darwin in realtà non l'avevano mai letto. La stessa cosa accade proprio con Rosa. Troviamo tantissime, anche critici importantissimi di Rosa, ad esempio Giuseppe Montalenti sostiene che di fatto la teoria di Rosa è una pseudospiegazione e che deve essere condannata all'oblio. Dell'ologenesi dice: ritengo che di queste teorie si possa fare giustizia brevemente così, cioè dimenticandole. E poi andando a leggere in realtà le opere di Montalenti fa riferimento ad opere di altri autori che hanno letto Rosa. E quindi questo può essere un aspetto interessante, quindi oggi un invito proprio a rileggere Rosa, perché veramente si trovano molte più sorprese di quanto non si potrebbe pensare. E un altro aspetto del progetto è legato ai corrispondenti di Rosa. Al momento noi abbiamo digitalizzato, grazie anche all'Accademia di Scienze e Letterati di Modena, poco meno di 900 lettere riconducibili a oltre 270 corrispondenti. È veramente incredibile la quantità di autori con cui Rosa è in contatto. Nel senso che una prima considerazione, e spero che non ci sia nessuno che lavora per il servizio postale italiano, evidentemente le poste funzionavano con una velocità decisamente diversa rispetto a quella attuale. Al di là delle battute, quello che emerge è che Rosa è uno scienziato internazionale, nel senso che Rosa è in contatto non solo con tantissimi altri ricercatori italiani con cui si scambia suggerimenti di lettura, commenti, discussioni, campioni, ma in contatto con tantissimi ricercatori internazionali. E qui vi ho messo in questa schermata semplicemente alcuni dei nomi che vanno da Cognetti di Martis a Camerano, a Doria, a Colosi, Ghigi, Baldasseroni, Cattaneo, Bizzozzero. Cioè, trovate veramente alcuni di quelli che sono stati tra i principali naturalisti del fine 800, inizio 900, così come trovate tra i corrispondenti Haeckel, Ehlers, Bedeau, Eisen, e quindi trovate veramente uno scienziato che dialoga con tantissimi altri autori e si confronta anche sul tema dell'ologenesi. Sono in tanti a mandargli commenti, suggerimenti su cosa hanno trovato di interessante o meno nell'ologenesi. Quindi in questo caso possiamo ricostruire una sorta di Daniele Rosa in lettera, che ci risulta veramente uno scienziato attivo ed estremamente apprezzato e ammirato a livello internazionale. Tra i personaggi che in particolare in questo momento stiamo ulteriormente approfondendo, perché abbiamo trovato tantissimo altro materiale, c'è anche Carlo Emery, che addirittura dedica una poesia a Rosa nella sua Zoologia Popolare e dice: il lombrico sottoterra gallerie va scavando e la terra divorando che all'esterno evacuerà. Della vita dei lombrichi Darwin scrisse un libro già, La struttura dei lombrichi Rosa tutti insegnerà. Ed è interessante il rapporto con Emery, perché, come si evince anche dal caratteggio tra i due, Emery non è affatto convinto che le posizioni di Rosa siano corrette in termini di teoria dell'evoluzione, ma ne apprezza enormemente il lavoro che Rosa ha fatto proprio come sistematico degli oligocheti. Tra i personaggi con cui Rosa scambia campioni c'è Alessandro Pareclenini, che è stato un naturalista veramente incredibile, e tra l'altro nei principali musei scientifici nazionali, non solo, trovate campioni che derivano proprio dall'opera di Ninni, così come Rosa studiò
alcuni suoi campioni. Così come trovate il riferimento, ad esempio, a un'altra grande scienziata modenese, nel senso di che ha lavorato a Modena, che è Eugenia Montanaro Gallitelli, con cui c'è un amplissimo carteggio di una giovane Montanaro Gallitelli che si sta avvicinando alla teoria dell'evoluzione ed è interessata a quelle che possono essere le analogie tra le leggi che guidano il mondo inorganico e quelle che guidano il mondo organico, proprio perché il marito Gallitelli era un geologo e quindi lei si trova era curiosa di questa dinamica. E tra l'altro alla Montanaro Gallitelli è associata di fatto la paleontologia moderna italiana, quindi di nuovo un'altra grande scienziata che ha veramente un ottimo rapporto con Daniele Rosa, che tra l'altro si esprimerà in più occasioni a suo favore anche per, diciamo, promuoverne la carriera scientifica. Una cosa che vi colpirà chi andrà a vedere il carteggio è che il tema dei concorsi universitari è importante nella corrispondenza di Rosa tanto quanto quello dell'ologenesi, tanto per dire quanto comunque la carriera universitaria passasse non solo dallo scambio di riferimenti bibliografici o di suggerimenti di lettura. Un altro bellissimo personaggio che potete trovare nel carteggio è Eva Mameli Calvino, che tutti oggi ricordano perché è la mamma di Calvino, di Italo Calvino. In realtà Eva Mameli Calvino fu una abilissima botanica e di nuovo con Rosa si scambiano alcune idee, perché ad esempio la Mameli Calvino suggerisce che la presenza di alcune tossine comuni nelle piante possa rappresentare un'indicazione di un'origine comune di quelle piante. E Rosa invece la dissuade dallo sviluppare questa idea, purtroppo per la Calvino, per concentrarsi sulla morfologia e sugli approfondimenti della sistematica. Nel carteggio di Rosa trovate tantissime cartoline legate alla Prima Guerra Mondiale, perché molti allievi di Rosa vanno in guerra e Rosa mantiene con i suoi allievi un continuo rapporto epistolare e addirittura alcuni dei suoi allievi, mentre sono in guerra, mentre sono in trincea, raccolgono campioni di oligocheti da mandare al loro maestro e Rosa manda la copia dell'ologenesi ai suoi allievi. Quindi è interessante vedere anche proprio questa parte della storia dell'Italia veramente filtrata da Rosa. In più, cercando Rosa, abbiamo trovato anche qui all'Università di Modena tantissimo materiale, proprio nell'archivio del personale. Ad esempio abbiamo trovato il verbale del giuramento di adesione al Regno d'Italia e quindi al Partito Fascista di Rosa, di cui ne vedete una delle copie a destra, e di nuovo questo apre una parentesi molto interessante legata proprio alla storia delle leggi razziali che portarono anche nel mio Ateneo alla cacciata di vari docenti. Così come troviamo il diploma di onorificenza con cui Rosa venne nominato Cavaliere della Corona d'Italia, la sua nomina a commendatore e fino alla lettera di collocamento a riposo per il raggiunto massimo limite di età. In più, da questo progetto è nata l'idea di andare a vedere quali sono i campioni di Rosa ancora presenti. Ne abbiamo trovati una ventina, tra cui è presente l'allotipo di una specie. Tra l'altro di questa specie, che è l'Holobophora cugini, sono presenti anche quelli che probabilmente sono dei paratipi o altro, che sono ancora in buono stato di conservazione, quindi potrebbe essere addirittura interessante, visto che sono molto numerosi, poter provare a vedere se non fosse possibile oggi fare delle analisi genetiche di questi campioni. E la cosa interessante qual è? È che più noi andiamo parlando con colleghi o amici di Rosa, più ci rendiamo conto che ci sono ancora tante pagine della storia di Rosa che saranno scritte, perché ci arrivano continuamente nuove suggerimenti. Alla sinistra abbiamo trovato una lettera che è stata indicata a Marco Ferrabuti dal Museo di Storia Naturale di Milano. Probabilmente è una lettera che non è stata scritta di mano propria da Rosa, perché a fine vita Rosa era qua praticamente cieco, però ci sono di nuovo altre lettere che potrebbero essere valorizzate, così come studiando il fondo di Giuseppe Sperino, che è un anatomico molto, un anatomista molto importante, attivo a Modena, sempre proprio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, abbiamo trovato una lettera di Daniele Rosa.
Perché? Perché Daniele Rosa rischiò di annegare nel lago di Avigliana e venne salvato dallo zio di Giuseppe Sperino, che è Casimiro Sperino, che è un altro piemontese eccellente, medico famosissimo, di cui ancora oggi la città di Torino porta vari elementi di ricordo a partire da un ospedale. Quindi l'idea è che effettivamente i capitoli su Rosa siano ancora tanti, il materiale da studiare è ancora tanto, anche l'Università di Firenze, in cui Rosa ha lavorato tra Torino, Modena e Firenze, e c'è ancora tantissimo materiale da studiare, tantissimo materiale da digitalizzare, e noi siamo aperti ai suggerimenti. Tutte le volte che vi imbatterete in Daniele Rosa, noi siamo assolutamente disponibili a digitalizzare il materiale e a valorizzarlo. Un'ultima cosa, se queste pagine sul progetto Rosa sono state realizzate, almeno per quanto riguarda il carteggio, il merito va al professor Paolo Tongiorgi, che tra l'altro è scomparso 4 anni fa, più o meno in questi giorni, a cui si deve l'acquisizione del carteggio di Daniele Rosa in Accademia. E quindi concludo il mio intervento con un ricordo di Tongiorgi, che tra l'altro è stato anche uno dei primi a sollecitarmi a valorizzare proprio la figura di Rosa. E con questo mi fermo qui e lascio invece lo spazio a voi per domande. Grazie. Io ricordo a tutti la possibilità di intervenire direttamente, o se preferite di annotare le vostre domande nella chat o in domande e risposte. E intanto comincio a proporne due di Roberto Ferrari, che chiede: il concetto di specie cladistico, come risolve il problema delle ibridazioni? Noi che abbiamo circa il 2-3% di geni Neanderthal, come dobbiamo considerare la nostra specie versus quella di Neanderthal? Beh, penso che la domanda sia per Mauro più che per me. È una bella domanda, nel senso che effettivamente ci sono genetisti che ancora oggi non credono in questa idea di ibridazione, nel senso che ad esempio anche recentemente ne parlavo con Guido Barbuiani. Guido Barbuiani, ad esempio, è tra coloro che sono scettici, ad esempio, che ci sia stata proprio questa ibridazione, e ritiene che quello che noi abbiamo in comune possa essere in realtà una sorta di traccia di una comune eredità che noi avremmo con i Neanderthal, e che invece non abbiamo documentato in modo adeguato a livello molecolare, perché ci mancano sostanzialmente una parte di campioni africani antichi. E in realtà a me piace molto l'idea dell'ibridazione, perché quello che io vedo anche soprattutto nel mondo animale è che c'è quella che in un articolo chiamavano una zona grigia, e cioè le ibridazioni sono effettivamente più ricorrenti di quanto noi non pensiamo. E quindi, da un punto di vista genetico, l'idea che ci sia stata un'ibridazione, ad esempio uomo Neanderthal Denisova, è interessante non tanto perché abbiamo una sorta di beautiful ancestrale, quanto perché è un po' come se a un certo punto ci fosse stata una sorta di meta popolazione umana in cui c'era ancora margine per incrociarsi e per acquisire a questo punto variabilità genetica che, in un certo senso, permettetemi di banalizzare, ci preadattava ad esempio a colonizzare l'Europa rispetto ad alcune patologie. E guarda caso, alcuni dei geni che noi oggi abbiamo ancora neandertaliani vanno proprio a regolare il sistema immunitario. Però secondo me quello dell'ibridazione è un tema che andrebbe negli animali, perché nelle piante, le piante sono delle brutte bestie, come dice sempre Renato Bruni. Quindi negli animali in realtà l'ibridazione andrebbe studiata, perché penso che ci siano molti più margini di sovrapposizione rispetto alla rigidità con cui noi vediamo le specie. Però ovviamente tema decisamente ostico. Perfetto, allora io propongo anche la seconda domanda, sempre di Roberto Ferrari, che dice: oggi Rosa sarebbe più vicino al pensiero saltazionistico di Gould o al pensiero gradualistico di Dawkins?
Io penso che lui sarebbe un guldiano, quasi senza ombra di dubbio, ecco. Anche perché, andando dietro a quello che diceva Mauro prima, noi siamo abituati a disegnare lo schema evolutivo degli equilibri punteggiati con quelle righine orizzontali, ma in realtà, che collegano due specie diverse, in realtà quelle righe lì sono orizzontali soltanto perché la scala dei tempi è la scala paleontologica. Se uno potesse con un magico microscopio ingrandire quella righina che salta da una specie all'altra, scoprirebbe che è un fenomeno di, diciamo così, gradualità concentrata. Ecco. E forse, se capisco bene il pensiero di Rosa, perché poi le cose che io vi ho raccontato di Rosa sono quelle che sono riuscito a capire, che non sono molte, perché Rosa ha un pensiero molto complesso. E direi, non so se Mauro è d'accordo, che forse gli venivano meglio questi articoli di carattere un po' generale e divulgativo che non i testi tecnici, cioè leggere l'ologenesi, insomma, bisogna mettersi d'impegno, ecco, è come leggere il libro di Hennig. Non è una roba... Concordo, è verissimo, nel senso che, ad esempio, io ho trovato, leggendo le varie opere, ho trovato che la riduzione progressiva della variabilità sia un testo veramente efficace in cui si trova gran parte del rosa pensiero, e mentre, ad esempio, l'ologenesi è oggettivamente in alcune parti di difficile lettura, un po' per lo stile in cui Rosa effettivamente scrive, un po' per i tanti commenti che Rosa inserisce che vanno a frammentare la linearità di quello che lui presenta. E tra l'altro, secondo me, è proprio una delle, se dovessimo identificare un elemento che ha penalizzato Rosa, secondo me è proprio l'intervallo di 20 anni che è passato tra la pubblicazione della riduzione progressiva della variabilità e l'ologenesi. Nel senso che quando nel 1899 lui pubblica la riduzione progressiva, secondo me quello era ancora un testo che poteva avere un grande appeal. Quando 20 anni dopo esce l'ologenesi, secondo me, in un certo senso è un po' tardi. Cioè, nel senso che Rosa arriva in un momento in cui l'aspettativa della comunità scientifica è più verso una biologia sperimentale, non più solo una biologia teorica. E in più, la riduzione progressiva viene tradotta in almeno altre 3 lingue, cosa che invece non accadde per l'ologenesi. E quindi effettivamente, però l'invito è proprio a leggerlo, perché ci sono, è una, anche per lo stile a volte polemico, è veramente una lettura interessante. Certamente però è vero, non una lettura facile, almeno nelle opere più complicate come l'ologenesi. Stavo controllando se ci sono altre domande. Cioè, ci sono dei ringraziamenti per la serata. Quindi rilancio ancora l'appello a chi vuole intervenire anche direttamente senza annotare in chat, può farlo. Altrimenti poi passo la parola a Franco Andreone. Sì, continuano un saluto al professor Ferraguti da Torino, Allegra Panini. Grazie a tutti i relatori. E tra l'altro adesso poi io e Marco verremo a guardare i campioni di Rosa che sono presenti in museo, perché non possiamo esimerci dall'andare a documentare, a studiare anche questo passaggio torinese. Tra l'altro c'è anche del materiale in Accademia di Scienze a Torino. Quindi diciamo che Torino è lo abbiamo tra le nostre mete di viaggio. Sì, infatti era proprio quello che volevo dire. Vi ho giustificati finora perché c'era il Covid, ma adesso, cioè, in qualche modo dovete per forza venire, perché sicuramente il materiale che abbiamo noi a Torino rappresenta uno step fondamentale della sua formazione, quantomeno appunto di tassonomo,
E sarebbe davvero interessante verificare che cosa è conservato appunto l'Accademia delle Scienze per poter dare un quadro più generale di questo ricercatore, di questo zoologo che ha fatto tanto, direi, ma purtroppo ce ne siamo scordati forse un po' presto, come ci siamo scordati anche di tanti altri zoologi, ricercatori di quell'epoca lì, e mi piacerebbe in qualche modo che questo webinar sia una sorta di inizio per raccontare un po' di queste cose, perché per esempio appunto rimanendo a Torino l'opera anche del suo maestro Lorenzo Camerano è stata poco promulgata recentemente, e anche lui aveva un po' quest'idea appunto di passare da una situazione particolare, da una situazione di appunto zoologo old style a biologo che tesse delle teorie generali. Ecco, Camerano parlava della somatometria, insomma ha fatto diverse cose anche di carattere biogeografico, e quindi mi piacerebbe appunto che iniziasse una sorta di fil rouge e che magari si possa andare a raccontare questa storia di ricercatori, di naturalisti appunto dell'epoca a cavallo tra il XIX e il XX secolo. E quindi grazie assolutamente a entrambi i relatori, che sono stati davvero molto molto chiari, molto precisi, e spero che appunto magari riescano anche a redigere un articolo su Norlater per il nostro bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali, in cui raccontare almeno un minimo, in modo sintetico, la storia di Rosa. Grazie a tutti. Grazie a te. Sì, no, grazie a voi. Tra l'altro, un aspetto interessante è che molti dei campioni di Rosa derivano anche da spedizioni storiche veramente importantissime, spedizioni africane o altro, e la provenienza dei singoli campioni apre veramente un mondo di aspetti interessanti. E tra l'altro molti dei musei ricevono campioni, e Rosa stesso riflette sulla valenza, sull'importanza dei musei come luogo in cui collocare i campioni, dialogando con Doria o altro, e quindi anche la storia dei musei diventa molto importante, soprattutto la storia dei viaggi da cui derivano i campioni di Rosa è veramente, veramente interessante, perché si intreccia con la storia dell'Italia coloniale e non solo. E quindi lì si apre veramente un viaggio bellissimo che parte da Rosa e che vi posso garantire che vi porterà molto, ma molto lontano, ma con grande soddisfazione. Benissimo. Se non ci sono altre domande, ringrazio tutti i presenti, che sono stati davvero, davvero molti, e appuntamento nel prossimo webinar, o come dicevo prima a un incontro in presenza, che speriamo non tardi molto. Okay. Grazie a tutti, ancora. Arrivederci. Grazie a tutti.